Il contagio continua a crescere in tutto il mondo, c'è cioè un più 30% fondamentalmente in Europa, ma stiamo parlando di persone unicamente positive al tampone, non c'è una pressione importante ancora sugli ospedali. E mentre il contagio cresce, cresce anche in Cina e cresce anche lo scontento in Cina. In Cina, non so se avete visto, negli ultimi 2 giorni ci sono state addirittura delle proteste per strada contro la politica dello zero Covid, la gente dice dateci da mangiare, non dateci tampone. E l'altro punto che ha suscitato molto clamore negli ultimi 2 giorni è stata questa audizione fatta da un funzionario della Pfizer a livello della Commissione europea, in cui dice che il vaccino non è mai stato testato per prevenire il contagio. Allora, la prima cosa da dire è che se i funzionari della Pfizer stessero un po' più zitti e parlassero quando competenti, facessero magari parlare dei consulenti esterni o dei ricercatori e evitassero di dire stupidaggini, farebbero bene. Perché io guardo il dato degli studi proprio fatti da Pfizer, che sono gli stessi che ha fatto anche Moderna, ebbene, l'endpoint primario, cioè l'obiettivo primario della vaccinazione, era quello della prevenire l'infezione da Covid-19. L'endpoint secondario era quello di prevenire la malattia grave. Ebbene, gli studi che sono stati condotti su numeri importanti di persone, stiamo parlando di qualche migliaia di persone in tutto il mondo, studio fase 3, 2260, 43.548 e 44.165, quindi circa 85.000 persone testate, dimostrano come il vaccino sia in grado di prevenire la malattia da Covid-19, quindi l'infezione, e soprattutto è in grado di prevenire fino al 100% delle infezioni gravi. Quindi l'obiettivo del vaccino è evidentemente quello di prevenire che ti venga l'infezione, e in particolare che ti venga l'infezione grave, su cui mi pare che abbia funzionato. Se poi la polemica deve essere sulla prevenzione del contagio, cioè che io posso contagiare qualcun altro, questo evidentemente non era negli obiettivi della vaccinazione. Ricordiamolo che i vaccini, e io come tanti miei colleghi, abbiamo sempre raccomandato alle persone di vaccinarsi per evitare di avere la malattia grave, che è quella che ha messo i nostri ospedali in grande difficoltà nel 2020 e in parte nel 2021. Ed è questo l'obiettivo della vaccinazione, ed è questo l'obiettivo anche della quarta dose: evitare alle persone più fragili, le persone più anziane, le persone con delle fragilità, di finire in ospedale e di andarci per la polmonite. Ricordiamoci, i vaccini ti evitano di avere la malattia grave. Per quanto